Radio Radicale, siamo con Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia, ex ministro della difesa, per parlare della sentenza di secondo grado su Mafia Capitale. È sorpreso del fatto che la magistratura sia passata da pene, diciamo, così diverse dal primo grado al secondo grado, più basse nei confronti dei principali imputati, ma poi abbia riconosciuto l'imputazione di mafia? Come sempre bisogna leggere le motivazioni. A differenza di quello che si crede comunemente, l'associazione, il reato associativo di mafia non vuol dire un collegamento con quella che in termini di conoscenza generale noi intendiamo come mafia, cioè la mafia siciliana o la camorra, roba del genere. Vuol dire che chi è imputato usa dei metodi di intimidazione, di violenza e di organizzazione che possono essere definiti in quel modo. Evidentemente i giudici di primo grado, ma bisogna leggere la sentenza, non hanno ravvisato questi elementi organizzativi, chiamiamoli così, ed è probabile che invece i giudici di secondo grado, pur riconoscendo che questi livelli organizzativi e di modalità operativa possono far configurare un reato associativo di mafia, poi però ritenuto di abbassare la pena. E mi sembra una sentenza un po' salomonica, per essere sincero. Ecco, non pensa che bisogna porre all'attenzione dell'attualità politica e dell'agenda politica il tema della giustizia, come per esempio fa il Partito Radicale, che ha presentato 8 proposte di legge contro l'ergastolo ostativo, sugli incarichi extragiudiziari dei magistrati, sull'amnistia? Lei che cosa pensa che debba essere fatto, al di là di disegni di legge manifesto come quello del DDL anticorruzione, che cambia solo 2 o 3 articoli del codice? Ma io credo, da avvocato penalista, devo dire che ancora il giusto processo non c'è. Mettere difesa e accusa sullo stesso livello per poi arrivare a pene eque, anche molto severe, ma frutto di un approfondimento processuale che non lasci spazio a visioni, come si può dire, preconcette, secondo me è molto importante. Quindi il tema va affrontato? Secondo me sì. Bene, la ringrazio molto, grazie a Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia.